Bene, la prima cosa che dico, grazie a voi di essere qui questa sera. Io credo che voi dovete fare vostra una frase che Garibaldi disse a Minovizio sulla Stromonte: qui si fa l'Italia o si muore. No, ma questo vale non solo per la linea di vento. Vale per l'Italia, perché siamo arrivati in un punto che non c'è più solo la diga da fare, c'è l'Italia da rimettere sul treno, sul binario giusto. Per cui voi dovete trovare il coraggio, la forza di dire cambiamo le cose. Io me lo auguro, io qui c'è un amico Cesare che conosco da anni. Conosco la Serena Brandini, che forse qualcuno di voi conosce. Ebbene, io voglio darvi la fiducia che farete qualcosa come hanno fatto i nostri padri, come fa il primo padre di famiglia per la propria famiglia. Voi dovete fare questo per il nostro paese. Noi abbiamo bisogno della linea di vento. Chiunque vede i cambiamenti climatici, chiunque conosce i fabbisogni energetici, idropotabili e irrigui. E non facciamo nulla. È dall'87, come diceva la Magni, che il ministro disse che quest'opera era urgente e indifferibile, come diceva, urgente e indifferibile nel 1987. E diede valenza nazionale, non Reggio Parma, valenza nazionale a quest'opera, perché oltre a dare l'acqua all'agricoltura, ai rubinetti, a produrre energia elettrica, consentiva al Po, in caso di secca, di fornirgli l'acqua che serviva per ridurre la risalita del cuneo salino dal mare e far funzionare le centrali idroelettriche di serre di ossigeno termoelettriche. Dall'87 siamo qui, come diceva Mani, e aspettiamo che la Regione dica ripartiamo con i lavori. Quest'opera è stata progettata dal più grande studio di ingegneria che c'era al mondo, la Marcello, era la più grande società di ingegneria. Considerate che a New York c'è un museo dove sono esposte le 25 opere più rappresentative del mondo. Ebbene, di queste 25 opere, quattro sono della società di ingegneria Marcello, forse l'ingegnere Lavoli lo sa. Sono della, per dirvi l'importanza del progetto che avevamo a Reggio Emilia, perché il consorzio di bonifica, allora Bentivoglio Enza, che aveva la disponibilità economica, affidò il progetto alla più grande società che avevamo. Ebbene, questo progetto approvato dal Ministero dell'Agricoltura, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Ufficio Dighe Nazionali, a tutt'oggi è tuttora validissimo. Il direttore dell'ufficio dighe mi ha detto: Franzini, la diga di vento va solo adeguata per le normative uscite nel 2014. Per cui adeguiamo quest'opera in pochi mesi, diciamo un anno, e ripartiamo con i lavori. Se a qualcuno interessa la diga, perché qui dobbiamo capire il fattore tempo. Perché se ripartiamo da uno studio di fattibilità che noi chiamavamo come tecnici preliminari, facciamo prima andare a prendere l'acqua sulla Luna e portarla in Italia per irrigare, che fare una nuova diga. Una nuova diga con le burocrazie che c'è oggi in Italia, ripartendo da uno studio di fattibilità, non la vedrò io, ma non la vedrò neanche quei ragazzi, quei giovani, non la vedrete nessuno di voi. Perché non serviranno solo i 3 anni di studio di fattibilità, progetto di massimo, progetto esecutivo, progetto definitivo. Sono tutte le problematiche autorizzative che serviranno. Per cui scordatevi la diga se si riparte da zero. Bisogna ripartire dal progetto che abbiamo. Lo si adegua e si riparte. Ma perché abbiamo bisogno di acqua? Ma io vi faccio un esempio, perché gli esempi credo che siano quelli che vi rimangono. L'Emilia Romagna, questa è l'Emilia Romagna, ha una capacità idrica invasata, le acque invasate in Emilia Romagna equivalgono a 113, dati ministeriali, non di Franzini, di 113 milioni di metri cubi.
La Sardegna, che è grande come l'Emilia Romagna, ma non ha il settore agroalimentare come l'Emilia Romagna, ha oltre 2 miliardi di metri cubi invasati. La piccola Umbria, che è grossa come un bicchiere d'acqua, ha 3 volte l'acqua invasata dell'Emilia Romagna. Ebbene, qui non si fa la diga. Quando di dighe in Emilia Romagna ne servirebbero almeno 4, ma quella di Veto, che è quella già progettata, appaltata, iniziata, almeno ripartiamo con i lavori. Ecco perché io ho bisogno del vostro aiuto. Non è che la diga di Veto serva a Franzini, che non ha nessuna parte in causa. La diga serve all'agroalimentare, serve all'energia idroelettrica, serve ai rubinetti di panne di Reggio Emilia, serve al dissesto della montagna, serve ad eliminare tutti i pericoli di esondazione, come diceva Nicola. Se avessimo la diga di Veto, il sindaco di Sorbolo può dormire su 2 guanciali, perché l'acqua che passa da Sorbolo sarebbe sempre costante per tutti i 365 giorni all'anno, perché il compito della diga è lo stesso identico compito che hanno i nevai e i ghiacciai: accumulano acqua nel periodo invernale e la restituiscono nel periodo estivo. I nevai, i ghiacciai fanno, la diga fa la stessa cosa, immagazzina l'acqua durante le alluvioni per restituirla a valle in modo regimentato, producendo energia elettrica pulita. Ebbene, io, la mia no, non è solo una domanda, sto facendo una conferenza e mi scuso nei vostri confronti, ma veramente ci mettiamo qua. Ma credo che di fronte a tutti i fabbisogni che abbiamo, la Salini Pregillo, la diga di Veto, scusa se prendo il tuo bicchiere, la Salini Pregillo in Etiopia sta facendo una diga da 84 miliardi di metri cubi. La diga di Veto è 100 milioni, 84 miliardi. La Cina sta facendo 18 dighe, la più piccola è di 10 miliardi di metri cubi. La Turchia ne sta facendo 13 di dighe, perché l'acqua sarà più importante del petrolio, del gas e di qualsiasi cosa. E noi ce l'abbiamo, la mandiamo a po', la mandiamo male, per poi spendere milioni e milioni di energia per ripomparla a monte. Qui c'è qualcosa, veramente, io vi chiedo veramente di capire queste cose. Ma è possibile che la diga di Veto, che contiene 100 milioni, quando solo l'impianto di Boretto ne solleva 224 milioni all'anno, solo quello di Boretto, e la solleva 5 volte per farla arrivare alla Via Emilia. Milioni e milioni di energia, quando l'acqua madre natura fa sì che dalla montagna venga a valle a titolo gratuito, producendo energia idroelettrica. Ho qualcuno dei geni, e io sono il più cretino di questo pianeta, ma se non c'è qualcosa che non quadra niente, perché non è possibile. Io non voglio dire no all'uso dell'acqua del Po. L'acqua del Po servirà e servirà sempre, ma prima usiamo le acque di montagna. Io mi inginocchiavo in quel fiume, io sono nato sull'Enza, mi inginocchiavo a bere l'acqua del Po da ragazzo, portavo da mangiare a mio padre e, finito di mangiare, ci inginocchiavo come tutti gli animali a bere l'acqua dell'Enza, perché era acqua potabile, acque pulitissime. Ebbene, queste acque ancora bellissime, che vengono dal lago Paduli al Lagastrello, entrano in galleria al lago Paduli, escono a Selvanizza senza vedere la luce, per cui sono acque limpidissime. Ebbene, noi le buttiamo via, le mandiamo a Po per usare l'acqua del Po per irrigare quello che troviamo sui nostri cavoli. Non è possibile. Per cui io confido veramente in voi di convincere qualcuno di fare i pugni sul tavolo. Ma Cesare, tu che hai la porta, prendi qualcuno per il colletto. Veramente abbiamo bisogno di persone che dicono: è ora di finire.